Quello che state vedendo in questo servizio sono le operazioni di bonifica relative all'area di Villa Tofani, che sostanzialmente con Hub21 è un incubatore, un acceleratore di imprese ed è l'embrione di quello che dovrà essere all'interno dell'area SGL Carbon con il progetto Ascoli 21, il polo scientifico, tecnologico e culturale. Come vedete, l'impresa Cinelli Roberto SRL sta eseguendo delle operazioni di capping. È un po' lo stesso sistema che si utilizza per chiudere le discariche. Prima è stata rimossa la terra inquinata secondo le prescrizioni dell'ARPAM, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, dopodiché vengono stesi dei materiali per coprire appunto il terreno, che sono dei materiali, come vedete, abbastanza particolari. Uno è un tessuto, non tessuto, ed è questo di colore bianco che vedete stanno stendendo gli operai della ditta Cinelli, e l'altro è invece un prodotto in materia plastica. Prima di inserire questi tessuti non tessuti bianchi, viene posto del materiale argilloso preso nelle zone calanchifere della nostra città. E dopodiché su questi viene steso ancora il tessuto non tessuto. Alla fine tutto verrà ricoperta con terra naturalmente non inquinata. Sono state tolte le piante su precise prescrizioni dell'ARPAN perché le piante con i loro impianti radicali possono andare in profondità e andare a recuperare magari zone inquinate che possano essere sfuggite alla bonifica. Intorno a Villa Tofani prima è stato fatto un tipo di intervento per 500 metri quadrati, questo ulteriore step riguarda 1000 metri quadrati, ma si dovrà fare un altro investimento per bonificare tutto il rimanente dell'area, lo vedete dai confini disposti con le reti a protezione. Dicevamo, mentre si sta facendo tutto questo tipo di intervento, all'interno di Villa Tofani c'è Hub21, che è l'incubatore, l'acceleratore di impresa, e c'è l'ISTAO che sta facendo dei corsi di alta formazione, dai quali si sono già formate delle start-up, e anche Acme Lab, che è una società innovativa, un SRL innovativa fatta da personale molto qualificato, ingegneri, tecnici e amministrativi, che hanno avuto grandi esperienze nella progettazione europea all'interno del parco scientifico e tecnologico Tecnomarche.